un omaggio floreale alla famiglia e poi il fischio d'inizio è entrato nel vivo a pedare il trofeo di calcio che da 40 anni è dedicato alla memoria di Andrea Pappalardo. Per un mese e mezzo si sfideranno calciatori di 15 e 90 anni sul campo in terra di Via Stella. Quest'anno inoltre i giovani sono coinvolti in diverse novità come quella del fantacalcio, tutto pedarese con un mercato di giocatori non virtuale ma reale. Il nostro obiettivo è portare avanti una tradizione che va rinnovata e migliorata nel tempo, ha dichiarato il sindaco Antonio Fallica, lasciando però invariato lo schema originario. Siamo convinti che questo ci permetterà di riavvicinare la gente ad un evento storico che da tempo gremiva sugli spalti. Quello che ci gratifica maggiormente è l'entusiasmo tra i ragazzi, ha commentato l'assessore allo sport Leonardi. Il torneo si concluderà il 17 luglio con l'assegnazione del 15° premio Angelo Pulvirenti.